Un saluto da Rovigo, siamo in Veneto, sono con la candidata Elena Schumann e siamo qua in stazione ferroviaria per raccontarvi una storia. Elena di questa città ci vuole descrivere il significato, che cosa rappresentano questi treni regionali. Ricordatevi, siamo in Veneto, quella regione che è un po' simile alla Lombardia, dove vi dicono che sempre tutto va bene, che è tutto efficiente, che i trasporti sono efficienti. Io semplicemente a guardarli inizio già a avere qualche dubbio, ma lascio la parola a Elena che vi racconterà che storia si cela dietro questi treni. Ecco, come vedete, questi sono tanti mezzi che vengono utilizzati a tutt'oggi. Siamo nella stazione principale di Rovigo e da qui in giù va anche peggio. Io ho chiesto l'intervento di Danilo perché Danilo è una persona preparata, di infrastrutture se ne è occupato all'infinito, per cui ho chiesto il suo intervento proprio perché al di là di quello che sta succedendo, è appena stato approvato a livello regionale quello che è il piano territoriale dei trasporti e l'unica clausola che abbiamo trovato all'interno dell'allegato è la velocizzazione della tratta Adria-Chioggia. Allora, come potete vedere, come sapete, non abbiamo linee ferroviarie particolari, abbiamo questi treni che accompagnano i nostri viaggiatori quando ci sono, perché c'è una continua sospensione dei viaggi, ci sono problemi infiniti, per cui quello che più mi preoccupa e tengo a porre l'accento è questo. Ho controllato, ho visualizzato diverse documentazioni a livello governativo. Fondi ne arrivano perennemente. E non è possibile trascurare, abbandonare un territorio come il Polesine, laddove si sta concentrando infrastrutture a tutti i livelli, in Alto Polesine, dappertutto, fuorché nel Polesine. Il Polesine è un territorio abbandonato e questo la gente lo deve sapere e deve sapere che i fondi arrivano dallo Stato, ma qua nel Polesine non arrivano. Insomma, Elena ci ha spiegato una storia che abbiamo capito perfettamente. Io probabilmente prima di tutti, avendo fatto per circa un anno il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quella roba qua che vedete alle mie spalle sono treni regionali, dove tutti i giorni dei cittadini di Rovigo salgono e vanno, le utilizzano soprattutto per andare a lavorare. I soldi ci sono. Io uno degli ultimi atti fatti da ministro, fine luglio del 2019, ho portato nel Comitato Interministeriale di Programmazione Economica una marea di opere da sbloccare, anche di natura ferroviaria. Abbiamo finalmente aggiornato il contratto di Rete Ferroviaria Italiana e abbiamo dato i soldi a chi? Chi è che sia stato benedetto blocchetto degli assegni? I presidenti di regione, benissimo. Io sono lombardo e conosco tanto quanto il Movimento 5 Stelle Veneto le modalità operative della Lega. Dove ci sono territori di periferia se ne fregano, dove ci sono centri urbani con tantissimi abitanti mettono i soldi. Non è una mia opinione, perché pochi mesi fa un deputato, un parlamentare leghista venne udito e registrato in una riunione con altri colleghi dove diceva: mettiamo i treni nuovi dove nei territori dove ci sono più gente, dove sono più visibili. Lui utilizzò queste parole e disinteressiamoci invece delle zone più sfigate. No, le periferie non sono più sfigate, sono territori che devono avere la stessa dignità dei centri città, dei centri urbani dove ci sono più abitanti, per un semplice fatto. I cittadini non sono solo elettori come pensa Lega, i cittadini sono tutti uguali e tutti hanno diritto agli stessi servizi. La possibilità di dare il voto col proprio voto al Movimento 5 Stelle, la possibilità di distribuire in maniera più corretta ed onesta i fondi che arrivano dallo Stato a tutti i cittadini, indipendentemente dal voto. Penso che sia un paradigma molto molto positivo per tutti i cittadini veneti. Ringrazio ovviamente Elena per le battaglie che ha fatto e continuate a seguirci in questo giro delle città e dei dossier veneti dove non tutto va bene come tanti vi dicono.